Siamo con Mauro Pelaschier, grande skipper, ha partecipato alla Coppa America, al Giro del Mondo, quando ancora si chiamava Whitbread. Dopo queste regate, cosa pensi del campo di regata qui alla Maddalena? Dunque, la struttura è fantastica, e va arricchita ovviamente con altri eventi. Il campo di regata scelto non è proprio il massimo, nel senso che siamo in mezzo all'arcipelago e quindi c'è un po' di salti di vento dovuti proprio alle montagne che ogni tanto deviano il vento. Però insomma, le regate sono corrette, diciamo, dal punto di vista tecnico. È chiaro che è molto più difficile rispetto a un campo di gara più ampio, dove appunto il vento è più regolare, ma fa parte un po' del gioco anche della vela, quello di interpretare il luogo dove si regata e quindi essere più precisi è la scelta fondamentale che ti dà la possibilità appunto di vincere la regata. Fa parte anche un po' del gioco del match race. Senti, i team italiani come si sono comportati? Qual è la tua idea? Che commenti hai da fare su di loro? Ci sono, per il momento quantomeno, buone probabilità di passare alla fase successiva per tutti e tre i team. E direi che per il momento Mascalzone è quello che ha ottenuto più risultati, dall'altra parte però sia Azzurra che Luna Rossa sono dimostrati degli ottimi equipaggi e avranno la loro opportunità per migliorare la classifica, che in questo momento li vede a due punti e con due vittorie ciascuno, anche se Luna Rossa effettivamente ha 5 sconfitte, che ha regattato di più rispetto a Azzurra, che ne ha solo 5 di regate. Ma diciamo che tutto si saprà alla fine di questo round robin, quindi aspettiamo le prossime regate per capire quale sarà la classifica.